Benvenuti cari amici alla conferenza numero 722 a cura della comunità politica ed umana della CAP, Donessa Cattolica del Sacro Cuore, in Milano. Prima di iniziare alcuni avvisi, settimana scorsa, il 12 di gennaio, abbiamo tenuto l'ottima conferenza a cura della comunità antagonista alla CELUC, dedicata alla guerra in Ucraina, con ospiti prestigiosi tra cui Franco Cardini. Quella conferenza era la conferenza numero 721 per la CAP, è stata coronata da un successo inatteso, insperato, un concorso di popolo per essere il 12 gennaio quasi incredibile, e devo dire ci ha dato moltissime soddisfazioni. Stasera torniamo all'ordinario, siamo qua nello spazio Alessandro Alvarez e il dottor Silvio Andreucci è tornato ad iniziarci con una conferenza... Buonasera. Buonasera Silvio. Una conferenza complessa su un tema molto d'attualità, ovvero considerazioni geopolitiche sull'ultimo Alexander Dugin tra eurasiatismo ed eresia. Ognuno di voi sa quanto Dugin sia odiato ed amato, criticato anche giustamente su molti aspetti e a volte criticato anche ingiustamente su altri aspetti. Per cui ci sembrava giusto, il dottor Andreucci con la consulta solerzia ci ha portato un tema di stretta attualità, parlarne anche qua in CAP, perché in tanti anni di attività, e sono ormai 15-20 anni di attività, non ho mai fatto una conferenza su di lui. Per cui ci sembrava giusto colmare questa grave lacuna. Le conferenze proseguiranno regolarmente anche nella prossima settimana con il consueto calendario, e ora cedo molto volentieri la parola e il microfono al dottor Silvio Andreucci, che appunto terrà la conferenza numero 722 a cura della comunità antagonista padana e comunità antagonista della CAP, Donessa Cattolica di Sacro Cuore. Prego. Buonasera a tutti, cari amici, e grazie di essere venuti e di aver in qualche modo affrontato e sfidato i rigori di questa fredda, molto fredda, algida direi, algida, si direbbe, giornata di gennaio inoltrato. Innanzitutto ad Alexander Dugin vanno certamente le nostre condoglianze, in merito al vile e ignobile attacco terrorista che ha stroncato in modo prematuro la vita della appena trentenne figlia Daria Dugin. Come ben ricorderete, in seguito a una conferenza, ora non è qui luogo di discutere sulle matrici di questo atto terroristico, ci auguriamo semplicemente che i responsabili siano assicurati alla giustizia e al capestro. Ecco, de hoc satis. Dugin è un filosofo pericoloso, indubbiamente pericoloso, come sostiene l'amico dottor Lorenzo Maria Pacini, nel senso che è un filosofo intellettuale scomodo al mainstream. Sulle analisi frettolose del nostro mainstream, sui suoi pregiudizi infondati, della serie nazionalista di estrema destra, semplice notaio al servizio della politica imperialista putiniana, non è il caso di soffermarsi, perché diciamo sono tutte perle che non sono meritevoli che ci si soffermi. È solo il caso di rilevare ad esempio che Putin è un pragmatico scevro da ogni spunto esoterico, invece diciamo che l'esoterismo spesso e volentieri permea la visione di Putin. Diciamo inoltre che la categoria di nazionalismo è certamente estranea alla concezione duchiniana, che semmai si riallaccia all'idea dell'impero euroasiatico, quell'idea di impero euroasiatico da Lisbona a Vladivostok vagheggiata dal Thierry Hart, pensatore di spicco del movimento politico Jeune Europe, impero dunque formato
sul primato delle potenze tellurocratiche sulle potenze o continentali, in antitesi a quelle talassocratiche. Parliamo quindi semmai di impero, di idea di impero e non certo di nazionalismo. Anzi, nella concezione dugginiana, l'idea di nazionalismo, maturata nel cuore del Novecento, è destinata essenzialmente a tramontare, è un'idea che comunque ha fatto il suo tempo e che va oltrepassata. Soprattutto per Dugin va oltrepassato un contesto di piccoli nazionalismi in antitesi, in lotta fra loro, cui egli contrappone certamente la grande madre, la grande patria, l'Eurasia. Dugin dunque intellettuale pericoloso nel senso di scomodo, per quanto nel suo caso a mio avviso non si possa parlare di quella follia filosofica che si sottrae a qualsiasi terapia psichiatrica, questo certamente no, e che interessò invece l'ultimo Nietzsche. In fondo direi che non è ancora nato veramente colui che sia in grado di comprendere appieno il cherigma duginiano, anche se ci sono certamente dei paradigmi interpretativi validissimi. In attesa di avere a disposizione l'opera Solstizio d'inverno, Dialoghi alla luce del sole di mezzanotte, con i contributi dell'amico dottor Lorenzo Baccini, di Raimondo Rainaldo Graziani, di Andrea Scarabelli, di Luca Siniscalco, per quanto riguarda lo stesso filosofo russo, nel frattempo mi sono basato sul validissimo saggio di del dottor Daniele Perra, Heidegger nel XXI secolo, il paradosso Alessandro Dugin, contenuto in Essere e Rivoluzione, ontologia heideggeriana e politica di liberazione, per le edizioni di Nuova Europa. Per Dugin, al fondo delle varie piattaforme politiche vi è sempre la religione e la metafisica. Liberalismo, fascismo e comunismo, le tre forme politiche predominanti nel XX secolo, sono dunque oltrepassate in una quarta teoria politica che non è negazione tout court, ma inveramento degli aspetti positivi delle altre tre, anche se il male maggiore rimane comunque il liberalismo. Daniele Perra parla anche, approfondendo il suo discorso, di altre tre direttrici metapolitiche lungo cui, secondo Dugin, si sarebbe svolta la modernità: la destra assoluta, il centro assoluto e la sinistra assoluta, anche se a mio avviso non è possibile stabilire con esattezza fino a che punto la forma del fascismo sia coestesa a quella della destra assoluta, il centro assoluto a quello del liberalismo e la sinistra assoluta al comunismo. In sintesi, sempre seguendo la disamina del Perra, nella destra assoluta il soggetto radicale è identificato con un soggetto divino o divinizzato, libero, tutto il cosmo gli è sottomesso. Egli si incarna dunque nei tipi dell'eroe, del campo angelico, del profeta, dell'imperatore sacro. Nella forma del centro assoluto invece compare ora la dicotomia fra creatore e creatura. Nel centro assoluto il soggetto non è più al centro del mondo ma fuori di esso. Il mondo non è più il paradiso tout court, ma la creazione che separa il soggetto dal creatore. Allora, nella sinistra assoluta invece, la terza posizione, prevale invece un puratolismo, dunque basata sul rifiuto tanto del divino immanente che del divino trascendente, sulla secolarizzazione, sull'idea di progresso e di evoluzione continua del cosmo. Questa, diciamo, la terza direttrice, la sinistra assoluta. Nella sua pars destruens, ovvero di critica dell'occidentalismo, della sua disperazione di senso, della ragione non più metafisica ma strumentale, del primato del regno della quantità sul regno della qualità, certamente Dugin afferma cose che interessano. È sempre il caso di dire che ogni accento di verità è soffio dello Spirito Santo, dovesse anche provenire da contesti ideologici non condivisibili.
Diciamo che si ha la secolarizzazione proprio nel trapasso dal Medioevo alla modernità, anche con la conseguenza perdita del legame tra l'umano e la trascendenza. Fin qui siamo d'accordo con il pensatore russo. La quarta teoria politica, afferma il Perra, si pone in radicale antitesi con tutte e tre le teorie precedenti. Tuttavia, il liberalismo come discorso politico tuttora dominante e come prodotto della globalizzazione unipolare anglo-americana ad essere il principale nemico da combattere. Certamente il principale nemico da combattere. Nella temperie del liberalismo domina, trionfa l'atomismo sociale, l'individuo si emancipa da ogni vincolo comunitario, etnico, religioso, nazionale, culturale, da qualsivoglia vincolo e da qualsivoglia tessuto comunitario. Ora esaminiamo alcuni aspetti che hanno suscitato, diciamo, un po' di diffidenza e di perplessità, certamente in ambito cattolico tradizionalista, ma anche in ambito ortodosso e financo in ambito euroasiatico. La prospettiva di Dugin ha tutte le tare, diciamo, della pretesa di fondare il comunitarismo sull'esoterismo e su un spiritismo aporetico. E questo suona certamente inaccettabile, soprattutto per i cattolici tradizionalisti. Quindi diventa problematica, diciamo, la direttrice di voler conciliare il pensiero Dugin con la dottrina cattolica. Questo soprattutto per Don Curzio in Italia. Il filosofo russo, al netto dei meriti cui prima abbiamo accennato, degli aspetti accettabili, al netto di questi aspetti accettabili andrebbe dunque preso come gran nun salus, come del resto anche René Guénon. La base labile e sdrucciolevole della metafisica del soggetto radicale conduce, diciamo, certamente al solipsismo e al nichilismo, ben più che non al comunitarismo. Il riferimento obbligato in questa prospettiva è del resto Nietzsche, e il soggetto radicale duginiano richiama parecchio Lebermanniciano. Poi Dugin si richiama certamente anche a Guénon, diciamo al telos ultimo inteso come l'autodivisazione dell'uomo, questa pretesa di autodivisazione che fa affidamento esclusivamente sulle forze e non domanda invece il supporto della grazia soprannaturale per la partecipazione alla beatitudine eterna. Per Don Curzio in Italia, che a Dugin ha recentemente dedicato un profilo nel suo blog, il cherigma che permea il sole a mezzanotte non è che l'annuncio, la profezia dell'oltrepassaggio dal moderno al postmoderno. Postmoderno che si prospetta perfino peggiore della modernità, secondo la disamina di Don Curzio. Questo perché il mondo moderno avrebbe in qualche modo conservato ancora diciamo dei valori, diciamo un pari morale, diciamo dei valori. Invece la postmodernità andrebbe proprio invece nella direttrice della secolarizzazione e dell'immanentismo radicale, quindi secolarizzando radicalmente valori che invece erano originariamente cristiani. Questo avrebbe fatto il mondo postmoderno. Peraltro non è dato di vedere come sia possibile conciliare il sovranismo, o meglio diciamo l'idea di sovranità, il comunitarismo russo e panslavo con la metafisica del soggetto radicale, che come ripeto è un fondamento abbastanza labile, è un fondamento diciamo tutto sommato abbastanza labile per fondare un'idea diciamo di grande patria, di grande madre, di Eurasia.
L'orgoglio patriottico russo richiederebbe piuttosto, in quanto argine all'unilateralismo, all'unipolarismo statunitense, richiederebbe piuttosto una forte metafisica della trascendenza, quello che invece non troviamo in Dugin. La quarta via oltrepassa dunque le tre forme politiche principali del Novecento: il fascismo, di cui il concetto chiave è lo stato etico, il comunismo, di cui il concetto chiave è la classe sociale, e il liberalesimo, cui il concetto chiave è l'individuo tout court. Nella quarta teoria politica il concetto chiave è il Dasein, l'esserci, che permea Dasein, che permea l'analitica dell'esistenza heideggeriana. Le tre principali ideologie precedenti hanno invece reso inautentico il design, a differenza che nel contesto del liberalismo-liberismo, basato sulla tecnocrazia, sullo sfruttamento delle cose della natura, nella quarta teoria politica la disposizione del design è quella di prendersi cura in maniera autentica delle cose e disporsi all'ascolto dell'essere. Allora, l'ultimo Dugin presenta una svolta in qualche modo discutibile agli occhi degli stessi intellettuali eurasiatici, e vediamo perché. È una svolta del resto ancora nota a ben pochi, ma che Daniele Perra ha avuto, diciamo, il merito di segnalare nel suo saggio, di denunciare nel suo saggio con enorme acume critico. Ora, secondo la prospettiva geopolitica euroasiatica, secondo la prospettiva geopolitica asiatica originaria e genuina, è la grande patria Eurasia a dover fronteggiare diciamo l'unipolarismo americano aspirante all'egemonia su scala planetaria. La vittoria in America di Trump alle presidenziali del novembre 2016 ha inaugurato il trionfo, avrebbe inaugurato il trionfo, a detta di Dugin, di un nuovo paradigma politico, il cosiddetto sovranismo populismo, e invece il declino della globocrazia. Globocrazia che caratterizzava invece la temperie neocons, sia, diciamo, sul versante repubblicano di Bush, dei Bush, che sul versante dei Dem. Invece, con Trump si sarebbe verificata veramente una svolta, quella del sovranismo populismo, e la globocrazia, la globalizzazione sarebbero, diciamo, irreversibilmente in declino. Ora, con ciò si registra anche il declino dell'elite liberale, che invece avevano dominato, dai neocons ai Dem, o meglio, avevano dominato con i neocons presenti in entrambi gli schieramenti, sia nello schieramento repubblicano che nello schieramento Dem. Il paradigma ora, secondo Dugin, secondo l'ultimo Dugin, sarebbe sovranismo populismo contro globalismo. In quest'ottica, attenzione bene, perché il passo è decisivo, in quest'ottica l'avversario primo, il nemico globale, non è più l'America in quanto tale, ma la globalizzazione. In questa nuova ottica muta anche a guardar bene lo scacchiere geopolitico delle alleanze o intese cordiali, perché ora non avremo più il fronte eurasiatico Russia, Cina, Siria, Iran contro la monarchia del dollaro, ma avremo l'antitesi amico-nemico, per usare un concetto chiave in Carl Schmitt, avremo ora l'antitesi amico-nemico rappresentata da una ritrovata intesa, fra Federazione Russa e paleoconservatorismo trampiano. Dem, USA e Cina invece incarnerebbero la globalizzazione tecnocratica, secondo l'ultimo Dugin, essendo alla fine il sistema politico cinese
un capitalismo tecnocratico in una cornice di comunismo. Il primo sarebbe il fronte del bene, sovranista populista, porterebbe avanti valori spirituali forti, difesa della famiglia naturale, lotta contro aborto, gender, LGBT. L'altro sarebbe invece il fronte del male, rappresentato dai democratici USA e dalla Cina, che appunto spingerebbero avanti la direttrice della globotecnocrazia nichilista e la soppressione di ogni ideale spirituale. Questa è una chiave di lettura condivisa in fondo da Monsignor Viganò, dalla dottoressa Silvana De Mari, da Don Curzio Nitoglia, dal presidente di Ancora Italia Francesco Toscana. Da poco ha cambiato, diciamo, opinione? No, è che da poco dovrebbe dimettersi. Quindi possiamo dire dall'ex presidente di Ancora Presidente Emerito Francesco Toscana. Sì. Invece Massimo Mazzucco, responsabile del sito Luogo Comune, giornalisti del calibro del dottor Roberto Quaglia, della dottoressa Margherita Furlan, responsabile della Casa del Sole, il dottor Stefano Zecchinelli, firma della rivista online L'Interferenza, sono indotti a credere che anche dopo la vittoria di Trump il fronte euroasiatico rimane compatto contro l'egemonia globale USA per l'aspirazione alla realizzazione di un mondo multipolare costituito da stati sovrani non allineati. Per fare qualche esempio, la Cina, la Federazione Russa stessa, l'Iran, l'Iraq, il Libano, il Venezuela, Cuba, Nicaragua. Stati quindi non allineati e volti a difendere un ordine geopolitico multipolare contro la monarchia del dollaro, proprio perché non intendono piegarsi alla monarchia del dollaro stessa né all'occidentalismo. Ora, a mio avviso, l'alleanza prospettata dall'ultimo Dugin, quasi neoconservatrice, diremmo, alleanza tra paleoconservatorismo isolazionista trampiano e Federazione Russa per impugnare il vassillo del sovranismo, è tutto sommato un'alleanza poco probabile e innaturale. Accogliendola, peraltro, si dovrebbe al contempo prendere atto di non riconoscersi più nemmeno nell'eurasianesimo, dal momento che nella misura in cui la potenze, diciamo, nazioni dell'orbita asiatica accettassero un legame con l'America di Trump, sarebbe in qualche modo come uscire dalla propria pelle, sarebbe come in qualche modo uscire dalla propria orbita, ovvero dall'orbita eurasiatica stessa. In questo modo, in questa alleanza poco probabile e peraltro innaturale, a mio avviso, in questa alleanza sarebbe inglobato alla fine un corpo estraneo, cioè il corpo occidentale. Concordo dunque decisamente con il dottor Daniele Perra sull'estraneità della visione dell'ultimo Dugin rispetto al nucleo metapolitico ortodosso dell'euroasianesimo. Con l'avvento di Donald Trump alla presidenza USA, l'America non rinuncia a disegnarsi un ruolo di egemonia globale, per quanto esso appaia meno impulsivo e appaia più paziente, più sotterraneo rispetto, diciamo, alla temperie precedente di Obama, di Clinton, di Bush. Io, cari amici, vi ringrazio per essere accorsi numerosi e vi auguro a tutti una buona serata. Ringrazio vivamente il dottor Andreucci per questa interessantissima, devo dire anche per me, devo dire inusitata conferenza. Quindi abbiamo scoperto che in effetti Dugin è un pensatore scomodo non soltanto per i cattolici tradizionalisti, ma anche per altre forme di ortodossia, diciamo così, politica o religiosa. A volte succede che le nuove sintesi
generino dibattiti, dissensi, a volte anche feroci. Vedremo quello che il futuro ci riserverà. Ricordo che è in preparazione la nuova conferenza di Simone Gambini, che sarà o la 723 o la 724, sempre di indole storica. Ricordo anche lo sviluppo omogeneo delle conferenze che durerà anche durante, a Dio piacendo, il 2023, in questa nuova cornice, ovvero lo spazio Alvarez, dove ci troviamo. Scorgo tra il pubblico Lorenzo Roselli, che è stato, come ho detto nell'introduzione, il mentore e l'organizzatore della conferenza numero 721, coronata da un amplissimo successo, tenuta al bar Cielo, fuori dalla Cattolica, e sono contento di potergli anche esprimere in questa sede e in questa registrazione i miei complimenti per la realizzazione di quell'evento. Se Lorenzo Roselli non è un soggetto radicale, però è un soggetto radicalmente amico, e di questo gli siamo vivamente grati. Quella che avete avuto l'avventura di ascoltare è stata la conferenza numero 722 a cura della comunità politica ed umana della CAPCA, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano. Grazie a tutti, l'appuntamento è alla prossima. Buona continuazione del mese di gennaio, speriamo che gli algori non siano così feroci e che si mantenga un po' anche quel onesto tepore che ha caratterizzato il periodo di dicembre. Grazie a tutti e alla prossima.